Dunque, seduta straordinaria del Consiglio regionale ancora in corso sulle iniziative da intraprendere, le misure urgenti da adottare per la messa in sicurezza dell'acquifero del Gran Sasso, delle infrastrutture autostradali e dei laboratori INFN-FN, all'indomani di una riunione preliminare, quella di ieri, nel quale si è giunti ad una schiarita tra il Ministero stesso e Strada dei Parchi. Oggi però sarà un'altra giornata cruciale sia dall'Aquila, dove è in corso il dibattito in Consiglio regionale, sia a Roma, dove nel tardo pomeriggio sono attese delle novità. Ma noi ci colleghiamo proprio in diretta con Palazzo dell'Emiciclo all'Aquila. All'esterno c'è il nostro Fabio Lussoso che ci fa la cronaca di quanto è accaduto e quanto sta accadendo proprio in questi minuti. A te, Fabio. Sì, grazie Carmine, buon pomeriggio a tutti. Dicevi bene, Consiglio regionale straordinario convocato questa mattina all'Aquila su richiesta delle forze di opposizione, in particolare del centro-sinistra, che in merito al sistema acquifero del Gran Sasso ha presentato un documento con cinque priorità: la richiesta al governo di finanziamento urgente degli interventi necessari a superare la criticità del sistema del Gran Sasso per un totale di 172 milioni di euro, l'aggiornamento e rinnovo del protocollo d'intesa risalente al settembre del 2017, con il coinvolgimento anche di sindaci, associazioni e tutti i soggetti interessati, la nomina del commissario straordinario competente alla sola esecuzione degli interventi, l'impulso alla trasparenza in materia di monitoraggio delle acque, la revoca della decisione di chiusura del traforo autostradale prevista, come è noto, per il 19 maggio prossimo. Intanto, ieri, cauto ottimismo emerso dal tavolo tecnico convocato presso il Ministero delle Infrastrutture a Roma. È prevista la modifica al decreto sblocca cantieri, così come ribadito dal ministro Toninelli, che oggi a Roma ha convocato per le ore 18 presso il Ministero i rappresentanti dei laboratori di fisica nucleare e della stessa società Strada dei Parchi, che gestisce le autostrade A24 ed A25, e successivamente alle ore 19 gli amministratori locali. A relazionare in aula il vicepresidente Emanuele Imprudente, che abbiamo ascoltato. Vediamo. Al nostro microfono il vicepresidente Emanuele Imprudente. Argomento al centro di questo consiglio regionale: la qualità delle acque, da scongiurare la chiusura del traforo del Gran Sasso. Lei ha ribadito, assessore, intervenire in tempi certi e in modo risolutivo. Come? Assolutamente sì, è una vicenda che ci portiamo dietro da sempre, che si è manifestata, diciamo così, nell'ultimo momento, soltanto dopo lo sversamento del 2017 e l'indagine della Procura, dove ci si è accorti che il sistema del Gran Sasso, dell'acquifero del Gran Sasso, non è in sicurezza. E quindi si è attivato tutto un allarmismo, tutta una preoccupazione più che allarmismo da parte di tutti. Io credo che questo è il momento di risolvere una volta per tutte il problema. Sono 20 anni dal 2002 che ci portiamo avanti una serie di azioni messe in piedi, ma mai si è risolto il problema. Io ritengo, noi riteniamo che essendo questo un unicum a livello non solo nazionale, ma a livello internazionale, dove all'interno di una falda acquifera c'è una galleria autostradale, c'è un laboratorio, va affrontato come con strumenti e con azioni speciali, non può essere una condizione ordinaria per la soluzione del problema. È appunto per questo che noi abbiamo chiesto un commissario che abbia la facoltà di non solo approvare i progetti e di realizzarli, ma di gestire tutta questa fase, che è una fase che sarà anche lunga, ma soprattutto una fase molto complicata, dove ci sono da gestire la viabilità, dove ci sono da gestire tutte le autorizzazioni, dove entrano in gioco più ministeri, più enti, più strutture dello Stato, insomma un unicum che va gestito come un unicum, quindi non possiamo fare gli struzzi e dire no, andiamo tranquillamente, risolveremo, facciamo, diamo. È il momento di farlo in modo chiaro, deciso, con risorse, con strumenti normativi e con opportunità che l'Abruzzo deve avere, cioè una volta messe le mani, questa volta deve essere la volta buona. Questa è la sfida che abbiamo raccolto ed è la sfida che lanciamo a tutti. Fabio, abbiamo sentito, visto le dichiarazioni di Emanuele Imprudente, che ha delineato anche una sorta di identikit di questo commissario che dovrà essere nominato dal governo. A tal proposito c'era stata una proposta che era stata già formalizzata ieri. Ecco, come è andato il dibattito, insomma, sull'identificazione proprio della figura commissariale in consiglio?
Il centro-sinistra, il Partito Democratico con Legnini, ribadisce che a ricoprire l'incarico di commissario dovrebbe essere lo stesso presidente della giunta regionale Marsiglio. Di diverso avviso le forze di maggioranza di centrodestra, lo stesso vicepresidente Emanuele Imprudenti ha ribadito che non è il caso che Marsiglio ricopra anche questo incarico e loro sono orientati verso la nomina di un altro soggetto. Staremo a vedere che cosa verrà deciso. Ma in merito proprio alla nomina del commissario, ascoltiamo il senatore Giovanni Legnini. Voi avete ribadito la necessità di nominare un commissario e che sia fatto nella persona del presidente Marsiglio. Ma noi abbiamo detto una cosa molto semplice, nessuna strumentalità nella nostra proposta che abbiamo formalizzato oggi. C'è necessità di far sì che la regione coordini tutte le volontà e che il commissario proceda ad eseguire le opere e prima ancora il progetto, per far sì che queste due grandi funzioni, quelle territoriali locali, quella commissariale centrale, dialogano tra di loro, si muovano in raccordo costante, la nomina del Presidente della Regione sarebbe la cosa più opportuna. Io mi auguro che lui voglia rendersi disponibile e che il Governo vi provveda. Grazie Giovanni. Queste le dichiarazioni di Legnini. Fabio, soltanto prima di salutarci un aggiornamento, com'è la situazione? Ti vedo all'esterno dell'emiciclo, ma dentro i lavori sono ancora in corso, che ti risulti? Sì, esatto, sta procedendo il dibattito in aula anche perché stanno ascoltando tutti gli interventi delle altre forze politiche e poi i lavori del Consiglio proseguiranno in sessione ordinaria per affrontare tutti gli altri argomenti all'ordine del giorno. Se non ci sono altre domande, Carmine, io ringrazierei Andrea Berardinelli per questo collegamento in diretta qui dall'Aquila e voi tutti della cortese attenzione. Grazie Fabio, buon lavoro, naturalmente nel pomeriggio torneremo ad aggiornare questa situazione.